la semifinale all'accesso della Gold Cup stasera di mercoledì 12. Palo di Vanacore! Inizia così tra Real Napoli e Brothers, che si schierano in campo senza portiere, al momento con Michele Marmolino tra i pali. Poi c'è Pietro Marletti che guadagna farlo, Salvatore Marletti, Vanacore e Mazzola, mentre in panchina c'è Luciano Marmolino. Per quanto riguarda invece il Real Napoli, si schiera con Ercole tra i pali, poi c'è Ponzo, De Vivo, Marauccio e Lucente, in panchina c'è Gargiulo. Il Real Napoli ha da riscattare una fase a girone non proprio da ricordare, perché fatta eccezione per la vittoria all'esordio contro gli Sky Jumpers all'Audax, il resto delle partite non sono mai stati diciamo fortunati. Da ricordare proprio le partite contro i Brothers, che sia in recupero sia in campionato sono stati battuti dalla squadra di Marletti. Ci prova Maraucci con un tiro piuttosto velletario dalla distanza, con le mani è pronto alla battuta Michele Marmolino, che deve battere con le mani Mazzola o Mazzone? No, Mazzone. Scusami. Vanacore riceve palla, Mazzone ora a prenderlo sulla sinistra, sfugge in velocità a De Vivo, prova il sinistro a cercare Vanacore dall'altro lato dell'area di rigore, il pallone finisce in fallo laterale, alla battuta c'è Lucente, passaggio a Ercole, quindi De Vivo, bravo Mazzone a recuperare, ma meglio Maraucci che sfiora col tacco per De Vivo, buona chiusura di Vanacore che chiude in fallo laterale, cross di De Vivo, appoggio di Marletti a Pietro Marletti, quindi Sasi, buono l'1-2 per Mazzone, sinistro che finisce alto sopra la traversa di Vanacore. De Vivo, il cross lungo in avanti, bravo Vanacore, quindi Lucente che avanza, prova il sinistro chiuso da Vanacore. Maraucci destro, chiuso ancora una volta dalla difesa dei celestorossi, o russo celesti quelli che siano. Maraucci alla battuta, bravo Ponzo, De Vivo pronto al destro, chiuso da Marletti e Vanacore in fallo laterale. Cross al centro, Maraucci non riesce a concludere in porta, quindi Ponzo, pallone per De Vivo, buona l'idea ma Marletti capisce tutto, quindi Vanacore, avanza Marletti, poi all'indietro Vanacore, combatte Lucente, senza fallo dice l'arbitro, recupera Marletti che prova ad avanzare sulla destra, molto bene Ponzo, supera il centrocampo, molto bene qui Mazzone da difensiva a offensiva, Mazzone sinistro chiuso da De Vivo, ottima chiusura difensiva del numero 14, leader difensivo della squadra dei blu. Marletti non trova coraggio, non trova spazio per il tiro, il pallone che finisce fuori, bravo Ercole che smanaccia, pallone che tocca, sfiora la recinzione superiore, fallo laterale, battuto Marletti, quindi Mazzone destro ancora De Vivo in fallo laterale. Siamo al quarto di gioco, partita che subito è a ritmi alti, Mazzone tiro fortissimo che si spegne fuori, di nuovo ancora Mazzone che di testa svetta su Maraucci e devia in fallo laterale, quindi Ponzo si avvicina proprio Maraucci, prova ad evitare Mazzone, quindi Lucente, Vanacore e Marletti si disturbano un po', poi il solito Mazzone che sta provando ancora questa questa avanzata sulla fascia a piede preferito, che avanza sulla fascia alla sinistra di Marmolino che è ancora tra i pali e poi prova ad incrociare
proprio con il sinistro, sarà stato terzo, forse il quarto tiro. Ercole di testa, Marletti, fallo laterale. Ercole, c'è fallo qui, dice l'arbitro, calcio di punizione per la squadra in blu. Entra Pacilli al posto di, buonasera, al posto di Marletti. Quindi Marmolino va a formare la barriera con Mazzone. C'è il fischio dell'arbitro. Maraucci prova ad impegnare subito il portiere della squadra di Marletti. E quindi Vanacore avanza, bravo Vanacore, molto bene anche Ponzo, che chiude l'azione del numero 10 avversario. Ancora in fallo laterale. Marmolino, Marletti prova il destro, veramente brutto. Veramente brutto tiro di Marletti. Maraucci si ferma. Male il passaggio, recupera Marletti, chiude Maraucci, fallo laterale ancora per i celesti. Mazzone, male Marmolino, non si capiscono i due. Prova il destro Ponzo, che finisce però al lato della porta di Pacilli. Ci sono i cambi, che però sono stati già fatti con il cambio portiere tra Pacilli e Marletti, che ora riceve palla, l'altro Marletti, quello cattivo. Quindi Marmolino avanza sulla destra, prova ad accentrarsi, molto bene De Vivo, occhio a Marletti, l'altro, che allontana senza complimenti il pallone. E c'è quindi la rimessa dal fondo, c'è anche un cumulativo appena segnato dall'arbitro. Mazzone, pallone regalato, destro superficiale, che finisce però sul fondo. Quindi Ercole, rinvio a metà campo, riceve Lucente, bene Vanacore che tocca il pallone in fallo laterale. Quindi Maraucci evita Marletti, poi Pacilli esce dalla propria area di competenza e c'è il fallo laterale. Quindi Maraucci recupera De Vivo, evita Marletti, pallone per Lucente, quindi ancora De Vivo, non trova lo spazio né per il tiro né per il passaggio. Recupera in qualche modo la squadra dei celesti. Marmolino largo a destra, sinistro paratona di Ercole in calcio d'angolo. Marmolino arretra, anche Lucente, Mazzone al volo, pallone che viene praticamente restituito a Michele Marmolino, che provava a toccare di clavicola, pallone che però finisce fuori. Quindi Maraucci, Lucente, bravo Pacilli, attento, qui l'ha perso un po' Marletti. Calcio d'angolo, Maraucci di petto, pallone buono, bella anche l'idea del tiro, però finisce piuttosto alto. Quindi Pacilli, Vanacore, Marmolino avanza superando De Vivo, Ercole forse impreparato. Esce e tocca il pallone in un fallo laterale. Mazzone, Marmolino a vuoto, molto bene Vanacore, sinistro! Grande gol di Vanacore, 1-0 per i Brothers. Bravo Vanacore, trova un bel varco, trova un bel tiro a difesa schierata. Era il Napoli che opera nel cambio, esce molto bene De Vivo al solito e rientra Gargiulo, ed entra Gargiulo. Maraucci, finta di tiro, passaggio a Lucente che liscia
regala palla agli avversari. Quindi Marmolino lo scavetto a cercare Vanacore, evita bene l'avversario, a cercare Marletti, evita bene Gargiulo, ma è attento Ercole. Quindi Marmolino, pallone a Mazzone di prima, troppo lungo, pallone che esce in fallo laterale. Ercole. Lucente. Maraucci. Ponzo. Pallone in avanti. Preda di Pacilli. Vanacore. Bene Marmolino. Passaggio per Vanacore. Doppietta. 2-0. Doppietta di Vanacore. E che è successo stasera? Undicesimo di gioco, Maraucci. Due volte, beneficio di un rimpallo. Ancora Maraucci, chiuso da Vanacore. Quindi Marmolino. Marletti avanza centralmente, non viene fermato. Marletti, parata di Ercole. E quindi Marmolino, un po' da registrare il Real Napoli dopo queste, dopo questi due gol. Attenzione, Vanacore, Varco a Marmolino, Lucente in qualche modo recupera palla. Pallone in avanti a Maraucci che è rimasto da solo in avanti, ma viene chiuso da Marletti che poi si porta il pallone a lato. Lucente. Tiro un po' di frustrazione, ma siamo appena al dodicesimo. Quindi Marmolino, Vanacore, pallone in avanti, molto bene, Mazzone, palo e poi fallo di fondo. Nello, cosa ci vuole per migliorarvi un po'? State un po' in bambola. La difesa è acqua. La difesa è acqua, che te ne sei andato tu. Oh, attenzione qui Marletti 2 contro 3, perché non vi difendete? Siamo al dodicesimo, perché la partita, cioè sembra che state ragionando, la partita che è praticamente quasi finita, manca più di mezz'ora proprio alla fine di tutto. Marmolino, lo scavetto per Mazzone, ancora Marmolino, gioco di gambe, parata di Ercole. Male Maraucci, recupera quindi Mazzone per un attimo, poi Lucente all'indietro per Ercole che lancia in avanti, chiusura di Marletti in calcio d'angolo, anzi no, fallo laterale. Maraucci sistema il pallone, scatta in avanti Gargiulo, passaggio però corto per Lucente che si fa rubare abbastanza facilmente palla. Quindi Vanacore avanza, occhio, 3 contro 1, pallone per Marmolino, ottima la chiusura di Ercole che va detto al di là dei due gol presi. Sta mantenendo a galla i suoi che non riescono a dialogare bene in avanti. Abbiamo intravisto questa palla gestita piuttosto male da Maraucci che cercava di servire Lucente. Ponzo all'indietro, Ercole, Lucente arretra, Ercole solito pallone lungo in avanti ed è bravo Marletti a chiudere, ancora in fallo laterale. Quindi Gargiulo, Maraucci combatte contro i mulini a vento, Maraucci ancora contropiede, 3 contro 2, Mazzone, facile facile, 3-0, ma il gol era nell'area, se non c'è difesa e in attacco non c'è buon dialogo. È chiaro che il Real Napoli subiscono il terzo gol. Lucente, Maraucci, quindi Ponzo, di nuovo Maraucci, destro dalla distanza, Vanacore respinge. Quindi Lucente, gioco di gambe, diciamo non gli riesce, fallo laterale. Vanacore applaude e riceve Mazzone, combatte con Ponzo il sinistro e finisce sul fondo. Inquadriamo il pensieroso De Vivo che
magari al suo ingresso in campo potrà mettere un po' di ordine in difesa. Maraucci, pallone per Gargiulo, prova il taglio all'indirizzo di Lucente. Molto bene qui Maraucci che ruba palla a Mazzone, poi Marletti la recupera. Tacco di Marletti. Se entrava Ercole. Quindi Maraucci prova ad accentrarsi, evita Mazzone uno contro uno con Marletti che non ha bocca. Però commette fallo Marletti. Maraucci. Calcio di punizione battuto, poteva essere battuto meglio Lucente, poi prova il sinistro. Cambio. C'è la rimessa dal fondo, quindi entra Pietro Marletti ed esce Salvatore Marletti. Luciano Marmolino ancora deve esordire in questa semifinale. De Vivo invece rimane ancora in panchina. Vanacore, Mazzone, Marletti, Mazzone ancora. Marmolino, bello il passaggio per Marletti, che bel passaggio, fallo di fondo però, tiro impreciso. Maraucci, lancio lungo in avanti, impreciso però, Marletti la lascia sfilare in fallo laterale. Pallone però sbagliato anche da Marletti, occhio a Ponzo. Bella qui la chiusura a rimediare di Marletti in fallo laterale. Poi Gargiulo prova il sinistro, serie di deviazioni. Calcio d'angolo battuto, malissimo, recupera Mazzone, Maraucci solo a difendere, Mazzone in velocità prova a bucare Ercole che è in presa bassa. Para questo tiro insidioso, pallone perso ancora una volta dal Real Napoli che purtroppo sono troppo frenetici, però in difesa si stanno gestendo un po' meglio, allontana il pericolo la difesa, quindi Ponzo, Maraucci, Lucente, bravo qui a sfilare via alla doppia marcatura di Marletti e Marmolino, bravo il 24, quindi Ponzo prova a servire Maraucci, quindi Marmolino, ancora Mazzone, ancora in superiorità numerica la squadra dei celestorossi. Marmolino evitato Lucente e Marmolino fa il 4-0. Esce Mazzone ed entra Luciano Marmolino plausibilmente. Entra De Vivo, quindi vediamo se la difesa dei blu è più registrata adesso. Maraucci, pallone che finisce a Vanacore che si allarga sulla destra. Ercole fa sua la sfera. Gargiulo, pallone impegnativo per Maraucci che ovviamente può solo allontanare il pericolo perché è pressato. Quindi Vanacore, Marmolino, perdono palla però, quindi Lucente, sinistro due volte, c'è un fischio dell'arbitro, credo una gamba tesa o comunque un gioco pericoloso di Lucente che protesta. Calcio di punizione battuto, Pacilli, Marmolino, Luciano Marmolino, De Vivo in pressing, Vanacore, Marletti, 4-0 il punteggio, siamo quasi all'intervallo, De Vivo, troppa foga, commette fallo su Marletti, calcio di punizione. Vanacore, Marletti, quindi Marmolino. Addirittura, quindi Gargiulo, Vanacore è evitato, Lucente, destro di Vanacore, deviazione di Maraucci, calcio d'angolo. Però buono, 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 buono.
Marmolino destro chiuso bene dalla difesa del Real Napoli, che può ripartire. Maraucci rimasto indietro, Lucente, bravo qui, recupera il pallone e Maraucci chiuso. E palla, signor! Eccolo qui Marletti che inizia a protestare, inizia a dare fastidio, eccolo qua. Se prende il pallone, dopo il piede non è mai fallo. È fallo, se prende il piede dopo sì. Vabbè, lui è contro di me, quindi. Bravo, esatto. Soprattutto contro di tutti. Attenzione, De Vivo, il pallone in mezzo, Marletti. Bella scivolata di De Vivo, però commette fallo. Calcio di punizione. Brutte parole di De Vivo all'indirizzo dell'arbitro. Marletti, Pacilli. Non ci sono secondi. No, mai stato. No, mai messi secondi. Mai messi secondi. Non sta dicendo che sta. Duplice fischio dell'arbitro, lasciamo riposare. Anzi no, dovremmo incominciare subito perché è veramente tardi. Quindi giusto il tempo del cambio campo e ricominciamo. Comincia il secondo tempo, ricomincia la partita. Punteggio abbastanza chiaro, abbastanza netto. 4-0 tra Real Napoli e Brothers. Real Napoli che naturalmente non ci sta. E che subito provano questo doppio tiro con Maraucci. Pacilli. Male. Lucente, bello il tiro, bella anche la risposta di Marletti. Poi De Vivo, ottima chiusura di Marletti. Fallo qui di Lucente. Forse è un po' eccessiva la reazione di Marletti. Battono adesso, Marmolino all'indietro, Marletti. Non riesce, infiltrante è interessantissimo per Vanacore che si spegne tra le braccia del portiere che ora batte il fondo. Quindi Gargiulo, De Vivo, bravo qui ad evitare Marmolino, evita anche Vanacore sulla corsa, Maraucci, chiusura di Pacilli e poi Lucente, finta di sinistro, cade a terra Vanacore. De Vivo, pallonetto, Pacilli fa sua la sfera, ma sempre con Montepremi, sempre che sordo. Gol, ha segnato Marmolino, 5-0, doppietta di Michele Marmolino. De Vivo avanza ed evita Marmolino in corsa, uno contro uno con Marletti, passaggio tra Luciano e Michele, occhio all'uno contro uno, Gargiulo non ci arriva, quindi ancora Marmolino. Marmolino evita il primo, non evita il secondo. Real Napoli che riparte senza aver commesso fallo. Maraucci, stop che non riesce, pallone che finisce in fallo laterale, battuto nonostante il fastidio di Maraucci. Quindi Marmolino molto bene, Gargiulo che evita il tiro e devia il pallone in fallo laterale. Marletti di testa a Lucente, devia in calcio d'angolo.
Batte il calcio d'angolo e Marmolino sinistro sul fondo. Maraucci. Oh, voglio una mano. Chiusura ottima di Lucente. Peccato che il pallone non finisce in rete. Bella però l'azione della squadra di Lucente e De Vivo. Pacilli. Aggiungo così. Pallone lungo in avanti, Marmolino. Brucia, senza fallo. Non aggancia bene De Vivo. Contrastato da Marmolino, calcio d'angolo. Recupera sempre. Brava Sasso, bravo. Senza fallo. Chiusura di Maraucci su Marlecchi. Poi recuperano i celesti. Bravi, bravo, bravo Gargiulo. Marletti liberissimo da marcature, prova il destro che però finisce sul palo. Maraucci riceve da Gargiulo, il tiro però finisce facile tra le braccia del portiere e con i piedi serve Marmolino. Quindi Michele Marmolino, chiusura di Gargiulo che ricomincia da Ercole. Centrale, il passaggio regalato a Marletti, quindi De Vivo bravissimo a recuperare, ad evitare Marletti davanti a lui, poi perde palla, anzi no, guadagna fallo qui sulla trattenuta di Marletti. Calcio di punizione per il Real Napoli che battono in velocità da De Vivo a Marletti. Lucente non riesce, l'1-2, bella la chiusura di Marletti, calcio d'angolo. Ancora Maraucci. De Vivo forse non si aspettava il pallone, il passaggio era precisissimo. Occhio a Marmolino, accenna all'uscita Ercole. De Vivo, bravo qui a guadagnare fallo su Vanacore che chiede scusa. Calcio di punizione per il Real Napoli alla battuta proprio De Vivo, che naturalmente chiama la distanza. Marmolino si allontana, ne vuole due in barriera Pacilli. De Vivo pronto alla battuta. Centriamoci un po' così si vede meglio, inquadriamo anche Ercole e Gargiulo. De Vivo, destro, bella la traiettoria che viene deviata in calcio d'angolo. De Vivo, e per la seconda volta, però stavolta non ci sono scusanti, Gargiulo, palla a campanile, quindi Lucente in qualche modo all'indietro per Ercole. Pallone lungo in avanti, accenna al colpo di testa Vanacore, forse distrae un po' Pacilli. Comunque pallone per i Brothers, Marmolino, Michele si fa vedere Vanacore qui a destra, Michele si ferma, recupera De Vivo che deve in fallo laterale, ci sono i cambi. Bravo Michele Marmolino, sinistro, parata di Ercole. Il quale Ercole avanza palla al piede, evita Marletti, bello il passaggio per Gargiulo, occhio a Pacilli, sfida tra portiere a questo punto. Maraucci spreca tutto, Maraucci, peccato. Marletti, intanto è uscito Vanacore ed è entrato Pietro Marletti, quindi sono due Marletti e due Marmolino. Sbagliato questo fallo laterale, pronto alla battuta Luciano Marmolino. Salvatore Marletti, buono lo stop, bravo qui ad evitare De Vivo, uno contro uno
contro Gargiulo ed Ercole, senza fronzoli, calcia il pallone lontano dalla sua area di rigore. Michele Marmolino, Luciano Marmolino, bravo Ercole, rimasto concentrato a deviare questo pallone in calcio d'angolo. Gargiulo, Ponzo, chiusura di Marletti, quindi Maraucci che ha sentito proprio lo strappo della maglietta. Marletti, Marmolino, Michele, Luciano, Salvatore Marletti, bella la chiusura di Gargiulo, quindi De Vivo. La prossima. Recupera Luciano Marmolino, destro, traversa, e poi fallo laterale. Laterale. Uno dei due Marmolini. Ercole, Ponzo, quindi Marmolino da Luciano a Michele, Luciano destro, alle stelle. Da Ercole a Maraucci, bravo De Vivo. Allarga, tentativo di passaggio largo a Maraucci, Salvatore Marletti, un po' di calci dispensati da parte dei blu. Maraucci, De Vivo, evita molto bene Marletti, Maraucci passaggio troppo lento per Maraucci, era una bella occasione. Ci sono i cambi tra le file dei blu, ne approfittano anche i Brothers, anzi no, non entra Lucente, quindi si gioca senza cambi. Allora, Real Napoli ha operato il cambio, è uscito Maraucci ed è entrato quindi Lucente, mentre è entrato Mazzone ed è uscito Michele Marmolino. Lucente al volo non inquadra la porta, fallo laterale per la squadra dei celesti. Pacilli, Marmolino, quindi Marletti, Mazzone al volo, tiro non impegnativo, quindi Gargiulo, Ercole, De Vivo, bello l'esterno, pallone che però si spegne tra le braccia del portiere. Ragazzi, mettete più sotto, Michele e Mizukan, di testa Vanacore, sfiora Ponzo, ancora fallo laterale stavolta per i celesti. Marmolino lascia l'incarico della battuta a Marletti, pallone all'indietro per Salvatore Marletti, sbagliato il passaggio per Mazzone, di nuovo fallo laterale per il Real Napoli. Ercole, calcio lungo in avanti, bravo Marletti che svetta di testa e devia in fallo laterale. Lucente, battuto male questo calcio di punizione, occhio a Mazzone, 6-0. Non è cosa,
Si chiariscono un po' le parti. È giusto. L'hanno detto dalla panchina. La dedica c'è stata. Ponzo, Lucente. Gargiulo. De Vivo. Ci si aspettava una reazione da parte del Real Napoli, ma c'è stato qualche accenno di reazione, ma non c'è stata una reazione vera che ha sostanzialmente riaperto il match. Poi l'esperienza e la bravura, va detto, anche dei Brothers. Hanno avuto la meglio, anche la lucidità della squadra di Pietro Marletti. Palla, certo, se chiede di cambi, certo. E chiedi il cambio, ragazzi, se per il calcio di punizione vostro è il cambio. Fai i cambi, Lucia, tu hai... Fai i cambi, 30 secondi. Arbitro, minuto. 16. Grazie. È rientrato Vanacore ed è uscito uno stremato Salvatore Marletti. Michele Marmolino si sovrappone Vanacore. Ercole, troppo pigro, ha rischiato qui con questo passaggio per Lucente. Bravo Marletti, è stato bravo anche Lucente a mantenere il possesso davanti alla sua area di rigore. Uno. Ponzo di testa, miracolo di Pacilli. Che paratona di Pacilli. Ecco qua, molto male Lucente, molto male, che se la prende con chi sostanzialmente non ha colpe. Vai portiere. Uno. Bellissima parata di Pacilli sul colpo di testa di De Vivo. Marmolino, occhio a Mazzone, Marmolino di Fino, fa 7-0. Non ballare timba. Non venite molto più. Dopo sono gruppo dei capitani. Tutte le la puoi vedere sul sito. Ma puoi dimmi qua che vedo fuori, poi pigliare Vittorio, posso avvisare? Va bene. Che esce nemmeno venuta giù. Chi? Mi ci ha voluto fare ora. Mazzone ha giocato con gli Sky Jumpers, mi ha fatto 6-7 gol Mazzone, a me proprio. Ah, ciao. Parente, dai. Ma mica facessimo ci sono un colano, non Vanacore. Mazzone, chiusura bella di De Vivo. Ed è bravo Vanacore che devia in fallo laterale, quindi Marletti ancora un'altra chiusura. De Vivo combatte Vanacore, stavolta commette fallo. Parata di Pacilli, c'è anche la musica. Ponzo allontana Marletti, c'è anche Ercole in proiezione offensiva. De Vivo, è Lucente, prova il tiro della domenica, però finisce sul fondo. Cambi da ambo le squadre, non è pronto ad entrare Maraucci, esce Gargiulo.
Credo sia l'ultimo cambio. Rientra Marletti ed escono Pietro, Marletti e Vanagore. È entrato anche Michele Marmolino che ora batte il fallo laterale. Mazzone. Lucia torna. Lucente, bella chiusura a Marmolino, di Marmolino, chiedo scusa. Tutti insieme! Ma credo tutti insieme, che era una festa. Lucente, pallone per Maraucci che però non riesce a controllarlo. Pacilli, rinvio lunghissimo, Mazzone, bello l'aggancio. E De Vivo, sempre l'ultimo a mollare. Tocca per ultimo il pallone, c'è il calcio d'angolo. Ercole, pallone in avanti per Ponzo e ancora Marletti a giocare in difesa e a giocare molto bene. Bravo Maraucci. Ho visto lei che succhia a lui, che succhia a lei, che succhia a me. A chi succhi tu? Mazzone giochicchia troppo col pallone, recupera quindi De Vivo. Maraucci destro, respinge Pacilli, poi blocca il pallone. Vanacore, bravo Lucente che chiude in fallo laterale. Siamo a ridosso del triplice fischio, il punteggio è abbastanza chiaro, ma lo era già nella prima fase della partita. Ci si aspettava, ripeto, una reazione da parte della squadra di Lucente, però non è arrivata. Vediamo se magari può arrivare il gol della bandiera. No. Bravissimo Marletti, davvero il migliore in campo. Forse il migliore in campo è Vanacore per una bellissima doppietta, però Salvatore Marletti veramente merita i plausi per questa ottima prestazione. Ed è bravo Luciano Marmolino a fare l'8-0. Maraucci tiro sul fondo e i brothers si apprestano a disputare, Pietro vieni qua, si apprestano a disputare la finale della Gold Cup. Siete entrati in corso di torneo, diciamo così, dopo la prima partita, diciamo che era stata una squadra provvisoria la prima partita, poi vi siete ambientati bene. Attenzione Marmolino, la finta. E dalla prima partita vi siete accreditati come probabile vincitrice, forse la più accreditata per la vittoria finale. Sì, ma quello a cui puntate settimana prossima. Esattamente, ma infatti non credevamo nemmeno noi di farcela proprio, perché questa squadra è stata fatta all'improvviso e non ci conoscevamo proprio. Infatti siamo partiti con pareggi, sconfitte. E fortunatamente c'è stato il pareggio all'esordio con gli scheggianti. Voi vi siete registrati in corsa, però. Esattamente. Sono contento di questo. Siamo contenti tutti per una prestazione complessiva comunque importante e va detto anche per una finale meritata. Calcio d'angolo, probabilmente l'ultima azione della partita. Mazzone da centrocampo accenna al contrasto Maraucci e poi Ercole. Malati. Pronti a festeggiare, brothers, per l'approdo in finale. Mazzone, finta su Ponzo. Dai, tu, famiglia. Giochicchiano in questo finale di partita. Beh, mancano, credo, pochi istanti. Pacilli tocca la recinzione superiore. Non c'è ancora il triplice fischio, ma la partita è finita forse pochi minuti dall'inizio del secondo tempo. C'è
un fallo, credo, di Mazzone, poi Maraucci prova a calciare di prima, poi Lucente smanaccia Pacilli, calcio d'angolo. Marmolino. Fallo laterale. Marmolino. Mazzone. Chiusura di Ercole. C'è un fischio dell'arbitro. Calcio di punizione per i Brothers. No, chi ha detto stavo sulla maglietta? Lui. State attenti. Aspetta, aspetta. Ercole. Credo 9-0 il punteggio finale. Ci vediamo settimana prossima per le due finali tra Gold Scampia e Real Napoli e tra Sky Jumpers e FC Brothers. Io ho già fatto un'intervista a Pietro Marletti, ve ne potete andare. Buonasera.